E allora eccoci di nuovo tornati in diretta dopo aver ascoltato questo splendido brano di un grande della musica, un brano che non ho messo per caso in omaggio alla nostra prossima ospite. Abbiamo ascoltato appunto il grandissimo Charles Aznavour con l'Istrione e adesso presento la nuova ospite, attrice, ballerina, si è cimentata anche con la regia, è armena di nascita e italiana di adozione, visto che è quasi 20 anni che vive in Italia. Ha studiato all'Accademia Teatrale di Cinema di Yerevan, nel 2015 ha messo in scena al Teatro India Il Grande Male, scritto dal marito Sargis, sul mai dimenticato genocidio armeno da parte dei turchi nel 2015. Dal 10 al 13 giugno, presso il cantiere di via Gustavo Modena a Trastevere, presenterà, sarà in scena con Pericolosamente di Edoardo De Filippo. Saluto e ringrazio Marin Gastian. Buongiorno Marin. Buongiorno Andrea. Adesso ti ho dedicato a Aznavour, eh? Grazie mille, apprezzo tantissimo. Come stai Marin? Benissimo. Molto presa dalle prove, immagino. Ovviamente, mancano veramente pochi giorni, quindi ovviamente sì. Allora, come sei caduta, diciamo, con Pericolosamente De Filippo, che è un gigante del teatro, insomma, no? Come nasce quest'idea? Allora Andrea, è molto curiosa questa cosa, perché io questo spettacolo e questo ruolo già ho interpretato tipo 20 anni fa, sì, al primo anno dell'Accademia, quindi per me è ancora più significante, certo, di portare in scena questo spettacolo dopo 20 anni, anche per me, perché 20 anni fa non ero la stessa attrice con le stesse esperienze, immagino. E forse con l'età sono molto più adatta adesso per il ruolo di diciamo che sei maturata, va, diciamo così. E quindi avevamo deciso con Alessandro Sena, che lavoro tanti anni e mi trovo benissimo, e che cura la regia naturalmente, portare in scena anche come un simbolo di ripartenza, no? Dopo una lunga pausa teatrale, ripartenza, trovare un testo interessante, ovviamente comico, perché dopo, certo, un periodo difficile, un po' di magari un po' di leggerezza, no Marin? Leggerezza, però sempre parliamo di Edoardo De Filippo, certo, un po' di satira c'è. Di satira, certo. Diciamo che è uno spettacolo che fondamentalmente è un po' una farsa, uno scherzo comico, no? I cosiddetti critici scrivevano nella tradizione delle pulcinellate cosiddette, ed è una storia divertente che tra l'altro, come tu ben sai, è stata anche riproposta recentemente in televisione da Gigi Proietti nei suoi Cavalli di Battaglia, Marin. Ecco, vedi, ma mi immagino, infatti si può dire anche che qui in Italia non è così tanto conosciuto, no, questo testo. Vero, magari. È vero. Però è secondo me uno dei suoi migliori testi. È vero che è un atto unico e sembra quasi un piccolo etude, che è uno spettacolo che può durare, però Alessandro ha trovato una chiave molto interessante. Bene. Però non posso svelare. No, sveliamo, invitiamo tutti a venire al cantiere, questo spazio interessante che sta appunto in pieno Trastevere, proprio a ridosso di Piazza Trilussa, tra l'altro. Di Piazza Belli, perdonami, Piazza Gioacchino Belli, ho detto una sciocchezza. Però vicino anche a Piazza Trilussa. Sì, non sì, diciamo, esatto, abbastanza, sì, vicino alle due piazze. E quindi insomma ti cimenterai con questo spettacolo, con questo personaggio che si chiama Dorotea, giusto Marin? Sì. E insieme a te ci sarà Nicola Francioni e Francesco Sgro. Sì, con Francesco Sgro già diversi anni che lavoriamo, abbiamo anche lavorato per l'Amleto di Shakespeare, abbiamo lavorato, certo, in Valium, che è andato in scena per 3 settimane al Teatro della Cometa, ormai un ricordo. Sì, sappiamo. Ormai sappiamo, ahimè, ma speriamo ovviamente in un futuro migliore, no Marin? Perché certo, quando chiude un teatro è sempre una sconfitta, credo. Sì. Direi di sì. Allora, io ti voglio fare due domande intanto. Allora, la prima, quando riprenderai pole dance, naturalmente? Ah, che bella domanda. Guardi, proprio in questi giorni... Che tu avresti dovuto fare alla Cometa, appunto, e poi è andata come è andata. Eh,
Sì, eravamo già nel cartellone, avevamo definito per 3 settimane, Andrea, quindi è stato veramente un brutto colpo. Un shock. Sì, però abbiamo superato perché siamo forti, no? Certo. E adesso stiamo trattando con Teatro Anfitrione, però non posso dire Sansaba, definitivamente. Certo. Sì, però stiamo comunque valutando un po' di teatri per portare in scena, penso dopo ottobre, perché fino a ottobre ho altri 2 spettacoli di mettere che poi mi fa, naturalmente mi farai sapere, naturalmente. Assolutamente sì, quindi allora, questa, che... E questa era la prima domanda. La seconda, dobbiamo anche dire che tu sei uno degli ultimi volti nuovi della famosissima soap Un Posto al Sole. Ecco, allora, dove tu hai fatto anche il tuo figurone, devo dire, bellissima parte, insomma, dove io ti ho visto anche molto bene, insomma, in quel ruolo. Grazie Andrea, grazie. Ecco, ci sarà, ti rivedremo? Chi lo sa? Allora, io mi auguro tanto di sì, diciamo che come se chi guarda o segue Un Postazione sa che fanno a rotazione, no? Lo so, le storie, lo so, quindi... lo so. Diciamo la storia, quello che era nostra, ha avuto l'inizio, il suo culmine e anche la fine, però non è stato un addio dei personaggi, ma no, è stata una sospensione. Certo. Quindi molto probabilmente ruotando... Dove tra l'altro tuo marito in realtà nella fiction era tuo fratello? Sì, sì. Sì, sì, infatti è stato sempre molto discutibile perché noi per caso devi sapere che abbiamo stesso cognome. Eh beh, certo, quindi questa lo so, cosa lo so. Ha confuso lo spettatore. Eh beh, è un po' spiazzante, no? Dice, mo adesso come mai lo stesso cognome? E invece, sì, insomma, diciamo che ci sono buone possibilità per un tuo ritorno nel cast. Ma io mi auguro, perché mi sono trovato veramente bene, ho lavorato benissimo. È stata una bella esperienza. Bellissima, molto bella, sì sì. Marina, allora io ti ringrazio di cuore per aver accettato il mio invito e rinnovo l'invito quindi dal 10 al 13 giugno al cantiere di via Gustavo Modena 92 a Trastevere, Pericolosamente di Edoardo De Filippo, con Francesco Sgro, Nicola Francioni, la regia è di Alessandro Sena e Dorotea sarà Marin Gastian. Marin, grazie di cuore. Grazie mille Andrea, grazie, buona giornata. Buon teatro a te, ciao. Grazie, ciao carissimo. Ciao, ciao, ciao.